What's up guys? Eccoci qua, nuovo videoblog amatorial in vista appunto di questo show marchiato WBFF Road to WBFF Miami 2015. Il 24 ottobre ragazzi, siamo a meno di 6 settimane dallo show. Per tutte le persone che mi seguono hanno visto comunque i progressi che sono riuscito a fare in questi mesi. Paradossalmente credo di avere una condizione fisica che sia leggermente migliore rispetto all'ultimo show in Danimarca a maggio, però io incrocio le dita e non dico nulla perché poi in 6 settimane può succedere tutto. Paradossalmente mi vedo molto più voluminoso e anche tirato rispetto appunto, come vi dicevo prima, ai mesi precedenti. Attualmente, come vi ho detto nello scorso video che potete trovare all'interno del mio canale YouTube, non lavoro più con la dieta ciclica di carboidrati. Questo mese mi sono fermato, ho ridotto comunque il rapporto glucidico, quindi lavoro con una monodieta low carb, andando a ricaricare poi un giorno alla settimana e mangio in ricarica riso, fette biscottate, yogurt, cracker, comunque secchi senza glutine, e non vado ad assumere proteine in quel giorno lì. Questo mi permette appunto di ricaricare molto più velocemente, però mantengo la verdura. Come integrazione in questo video ho fatto un altro mini video tutorial che va tra virgolette a riassumere quello che assumo in integratori durante la giornata, e prossimamente farò anche dei video tutorial per quanto riguarda il posing, quindi diciamo la posizione che bisogna avere, le posizioni classiche che un fitness model deve avere on the stage, e è una buona occasione anche per voi per imparare al meglio come ci si deve presentare sia a livello di look che fisicità per quanto riguarda il posing on the stage. Il posing, come dico sempre, è una componente fondamentale di una qualsiasi preparazione che riguardi un fitness model o un mass physique, per migliorare sicuramente la postura, quindi per migliorare anche lo shape. Una buona metodica è appunto il lavoro isometrico, anche perché il lavoro isometrico è stato constatato che migliora la qualità muscolare, ok? Il posing inoltre, oltre appunto che dare una buona qualità a livello muscolare, è propedeutico sicuramente per avere una buona mobilità e elasticità quando si è sul palco, e io consiglio sempre a tutti di dedicare, non dico tutti i giorni al posing, ma insomma 2-3 giorni a settimana, dedicare un 10-15 minuti anche durante l'anno non sarebbe male. Adesso mi sto dirigendo in palestra, andrò a filmare l'allenamento per il petto e per il trapezio, poi tutto questo lo troverete all'interno, oltre che nel mio canale YouTube, all'interno del mio sito internet www.lucasosaifitness.it. Eccoci qua ragazzi, adesso mi trovo in cucina e volevo farvi vedere intanto quello che era la mia integrazione che sto associando appunto in questa fase della preparazione. Ringrazio come sempre il team MyProtein, il sponsor ufficiale Mike che mi accompagna da quasi 2 anni. Ok, allora adesso partiamo subito a parlare della mia integrazione, quindi di quello che vado ad abbinare ovviamente durante la giornata prima dei miei pasti. Allora, alla colazione vado a prendere una capsula di multivitaminico Alpha Man, che tutti voi conoscete. Associo poi 1 grammo di vitamina C, ok, e in abbinata associo anche 2 grammi di HMB. Questo ovviamente sempre prima di fare la mia colazione, ok? Come fonte proteica invece associo le Impact Whey isolate, ok? Queste le potete trovare ovviamente all'interno del sito ufficiale www.myprotein.it. Questa è la tabella nutrizionale, vediamo se riesco ad inquadrarvela. Ok, allora uno scoop contiene 21 grammi di proteine, sale contiene veramente poco, grassi 0,3 e ha 88 kcal per scoop. Quindi questa è la fonte proteica che prendo alla mattina. Poi a pranzo associo
del calcio effervescente da 500 mg della Sandoz. Questo lo potete trovare tranquillamente in farmacia. E associo un altro grammo di vitamina C con 3 capsule di super omega 3. Poi al pomeriggio vado a fare altri 2 spuntini proteici, comunque questo lo trovate all'interno della mia alimentazione, sempre all'indirizzo www.locosocialfitness.it, quindi un primo scoop sempre con le impact whey isolate, e come preallenamento associo 10 grammi di aminoacidi a catena ramificata con apporto 411, post workout altri 5 grammi di aminoacidi a catena ramificata rapporto 411 con 5 grammi di glutamina e uno scoop di Impact Whey 95, Native Whey 95. Anche qua vediamo se riesco a inquadrarvi la tabella nutrizionale. Questa è, sono delle proteine un po' più pure, al 90, oltre al 90%, e contengono 22 grammi di proteine per scoop. Come prenana invece associo una dose doppia di ZMA, quindi zinco e magnesio, associato a 5 grammi di arginina, ok? E ovviamente un altro scoop proteico sempre con le Impact Whey isolate. Quindi questa è la mia integrazione che ho di consueto in questa fase di preparazione. Ecco ragazzi, in questa sessione di allenamento vi presento il mio ultimo workout settimanale con focus principale appunto sul petto e trapezio. Il primo esercizio che vado a effettuare è un esercizio base con la mia panca piana, con bilanciere. Vado a fare un 3 set da 8/10 ripetizioni, andando a fare le prime 4/5 ripetizioni, scendendo con l'eccentrica lenta, quindi a 3-4 secondi, e le ultime 4-5 ripetizioni sposto ai lavori in concentrica, quindi concentrica lenta, 3 secondi salita. Come secondo esercizio per i pettorali vado a eseguire le croci al cavo alto, 3 serie da 15 ripetizioni con un minuto di recupero. Le prime 7-8 ripetizioni vado a lavorare con lo squeeze, quindi con la contrazione isometrica, il restante delle ripetizioni invece sposto ai lavori in eccentrica lenta. Per la corretta esecuzione dell'esercizio mi posiziono al centro della macchina con le gambe leggermente divaricate e flesse, la schiena completamente dritta, e con le braccia leggermente flesse mantengo la stessa flessione delle braccia sia nella fase concentrica che eccentrica dell'esercizio. Ultimo esercizio per i pettorali, ancora croci, questa volta con i manubri su panca inclinata a 45 gradi, altre 3 set da 10 ripetizioni. In questo caso vado a rallentare nuovamente l'eccentrica su 4/5 secondi in eccentrica. Il tempo di recupero in questo caso è di 45 secondi fra una serie e l'altra. Per la muscolatura del trapezio invece vado ad eseguire un superset di shrug col bilanciere dritto in avanti più le tirate retroverse su panca a 30 gradi. Lo shrug per la corretta esecuzione vi consiglio di lavorare con la presa completamente larga, mano prona, braccia tese, e cercate di portare le spalle verso l'alto lavorando con una leggera contrazione isometrica.